Tutti gli anni è così, arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. Durante la puntata di ieri di Vox Populi ci siamo occupati della raccolta firme voluta da alcuni animalisti per sensibilizzare le istituzioni sul tema dei botti di Capodanno, affinché ne proibiscano l'uso, in particolar modo per salvaguardare la salute degli animali. A tal proposito ci ha contattati Pirotecnica Forum Community, uno dei principali punti di riferimento online per gli amanti della pirotecnica. Attraverso questo video, che vi stiamo per mostrare in versione integrale, hanno voluto spiegare a Giap TV il loro punto di vista. Anni le cronache radiofoniche e giornalistiche raccontano di una progressiva tendenza da parte di istituzioni e società a demonizzare l'utilizzo dei cosiddetti botti di Capodanno. Si vogliono quindi invitare i sindaci delle città italiane a non vietare i fuochi artificiali nella notte del 31 dicembre, ma piuttosto a contrastare il commercio illecito. I prodotti a norma di legge sono conformi ai test sul livello acustico e sulla sicurezza imposti dalla UE ed etichettati con regolare approvazione del Ministero dell'Interno. In Italia ci sono tantissime rivendite autorizzate che lavorano soprattutto in questo periodo, vendendo prodotti legali e quindi riconosciuti ed omologati. Queste rivendite pagano le tasse e hanno delle famiglie. L'articolo 1 della Costituzione italiana recita: l'Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro. Perché quindi si emettono ordinanze contro chi lavora? Non sarebbe meglio incentivare chi lavora onestamente e perseguire chi, al contrario, va contro la legge? Da qualche anno, inoltre, sono tante le campagne contro i fuochi avviate da associazioni animaliste non, secondo le quali, nella notte di Capodanno, sono migliaia gli animali che muoiono a seguito degli scoppi. Ma ad oggi, non ci sono fonti ufficiali che purtroppo quantificano quanto sopra. Inoltre, si tende a criminalizzare la pirotecnica come uno strumento di morte, quanto invece non lo è. La pirotecnica, quella vera e legale, è arte, passione, colore e magia. Si parla delle normative. La normativa europea ci ha modificato il TULPS, armonizzandolo con quello degli altri paesi membri della Comunità Europea, introducendo nuove categorie. Categoria F1. Prodotti pirici con potenziale lesivo trascurabile, da utilizzarsi anche all'interno delle abitazioni, età minima 14 anni. Categoria F2. Prodotti pirici tipo razzi, petardi e loro configurazioni, che hanno potenziale lesivo acustico basso e sono destinati all'uso in spazi aperti. Serve la maggiore età. Categoria F3. Fuochi artificiali con potenziale di rischio medio, destinati a persone dotate di nulla osta o porto d'armi, da usare in grandi spazi aperti. Categoria F4. Fuochi artificiali professionali, riservati al pirotecnico dotato di capacità tecniche. Conclusioni. Prima di criticare e emettere ordinanze, sarebbe il caso di informarsi su come stanno attualmente le cose, un divieto generico e ingiusto e incostituzionale. In quanto non mette in risalto le diverse caratteristiche tecniche dei fuochi artificiali. Oltretutto è di difficile attuazione. Come Pirotecnica Forum Community, ci auspichiamo che il futuro veda una maggiore collaborazione tra enti e associazioni, non saremmo contrari ad un confronto civile con associazioni ambientaliste, animaliste, in modo da trovare punti comuni che soddisfino diverse esigenze. Augurando serene festività ed un esplosivo 2016, lo staff Pirotecnica Forum Community, il forum dedicato alla pirotecnica e ai fuochi artificiali. Oh,